rappresento te. Ci scommetti che la prossima mossa di Alessandro sarà quella di togliermi la delega? Perché tu come l'hai trattato, Mero? Gli dicevi di andare via con cuore come lui. Dimmi, ma che stai dicendo? Tu sei come i miei compagni, non ti voglio più vedere, ti odio! Allora, è un'ora che sto parlando dietro a questo zaino e nessuno mi risponde. Ecco qui, ho preparato un bel tè con i biscotti. Forza, dai, oggi non hai mangiato niente. Voglio tornare all'istituto. Così la sono almeno uguale agli altri. Ma che dici? Ma tu sei il nostro Nicoli, nessun altro è uguale a te. Sì, certo. Nico, tu sei unico. Insomma, ognuno di noi è diverso dagli altri. Questo è il bello. E non sempre si capiscono le ragioni degli altri. Già, infatti è per questo che alle volte si sbaglia. Facciamo un patto, va? Ecco. Io quando sto sbagliando, tu mi devi correggere e me lo devi far capire. Se ho sbagliato, io mi scuso tanto con te. Mi dispiace, Nico. Io sono troppo straniero. Quale straniero? Tu sei nostro figlio adesso, non ha nessuna importanza da quale paese sei venuto. Voi, dai, mangia un biscotto, eh? Senti, è per questo che all'inizio non volevi andare a scuola, perché ti sentivi troppo diverso. E i tuoi compagni ti trattavano male, così? Buongiorno è qui, anche per noi, un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi, è così poco il tempo per amare, è un posto al sole ancora ci sarà. Ecco fatto, come nuovo. Non riesco a crederci. Alessandro. Guardati, servizio completo. Non può arrivare a tanto. È pur sempre mio fratello. Sonia, non è possibile. Ma non lo so, Alberto, magari mi sbaglio. È che ho la sensazione che nasconda qualcosa. È possibilissimo. Hanno iniziato quando Franco e Renato hanno scoperto la storia dei Sardi. E lui si è subito schierato con loro. Non gliene importa niente che se io sono qui su questo letto, la colpa è tutta di Franco Boschi. Certo, un bel coraggio, Alessandro, a chiederti le loro quote indietro. E io che lo compativo pure, il povero fratello. E intanto guarda che cosa stavo organizzando. Sonia, io ti devo ringraziare ancora una volta. Perché cosa ho fatto? Perché mi hai fatto capire finalmente chi è Alessandro. Un traditore. E nient'altro. Io non pensavo che dei bambini potessero arrivare a tanto. È incredibile. Ma perché non sei venuto subito a parlare con noi? Vieni qui, vieni qui. È perché mi vergognavo. Ma noi siamo i tuoi genitori, ti devi fidare di noi. Sono le persone che dicono quelle cose che si devono vergognare, non tu. Vado io. Un azzurro ci sta, Nico. Devo dargli una cosa importante. Certo, prego, signora, si accomodi. Ciao Nico, guarda cosa ho trovato. Il mio diario. Dove sta? Ti è caduto oggi quando... E te lo volevo riportare. Grazie, ma me lo potevi dare a scuola. Veramente volevo dirti... Nico, gli altri sono tutti stupidi. Tu invece sei simpatico, sei un sacco di cose. Sono contenta che sei venuto in classe nostra. Io sono, come si dice, un ciuccio. Che ti posso insegnare? Tu sei un Nico. Si dice Mick, amico. Dolore atroce. Rita, ma non mi potevi dare un altro paio di scarpe? Queste che mi ha regalato Renato sono piccole, mi fai partire con l'handicap. Tutto questo perché? Per vedere l'accoppiamento dei pavoni.
Uè, rida, rida, rida. Rida, vieni a vedere, fai resta, rida. Mamma mia, sei in guai. Mi chiami sempre. Guarda questo, guarda, guarda, guarda la Francia, guarda. Raffaele, però se tu osservi e commenti, uno come si può esercitare? Ma che ti vuoi esercitare? Ormai è fatta, basta. Senti, ti voglio fare una bella figura. Stefi mi ha spiegato tutto, però qua non ci stanno i segni a terra. E noi andiamo in un locale dove stanno i segni a terra. Vedi che sei scemo, figlio mio. Quello lì, la danza, è un fatto di cose naturali, di ritmo, di... Vabbè, io, ora faccio vedere. Fai la donna, fai la donna. Fai la donna. Questa è la donna. Lasciamo perdere, sì. La cosa importante è lo sguardo. Sì. La devi proprio insalamire, capito? Tu non devi capire più niente, ragazzi, capito? Ecco qua, sguardo io ipnotico. Sono pronta. Uè, posso interrompere questo idillio? Voglio sapere Teresa che fine ha fatto. Già, Teresa, vai a chiamare che comito tu. Muoviti, no, muoviti. No, 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 non è possibile, io non ce la faccio. Libero, ma che cavaliere sei? Sei bambino. Ah. Eccomi! Eccola, oh. Mi tanto, io ho fatto tardi perché Gianluca non si voleva addormentare. Teresa, ma sei splendida. Grazie. Teresa, complimenti, complimenti, ma di quelli proprio seri, 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 seri. Guarda qua, mi hai fatto fare il peperone tutto rosso. Mamma mia, che giornata. Ho provato anche a chiamarti, volevo sapere com'è andata la visita, ma il telefono era sempre occupato. Ah, hai ragione, è staccato. Ci deve aver giocato Gianluca. Io non me ne sono nemmeno accorta. Allora, com'è andata? Spero che il dottore sia stato all'altezza della sua reputazione. Sì, sì, decisamente abbiamo trovato una persona onesta. Ma questo non cambia le condizioni. Ma perché non ha dato nessuna speranza? No, no, questo no, ha detto che deve iniziare subito un ciclo di fisioterapia. Sonia, ma questa è una buona notizia, perché hai quella faccia? Perché prima di illudermi li voglio vedere questi miglioramenti. E comunque Ale, sarà un percorso lungo, lungo e doloroso. Lo so, ci vuole molta pazienza. Ecco, proprio quella che Alberto non ha più. Appena il dottore è andato via ha avuto una crisi di nervi, avresti dovuto vederlo. Non credere che non mi renda conto di tutto quello che stai passando per colpa di Alberto. Mi dispiace. Nessuno può immaginare cosa sono stati per me questi ultimi mesi. Sono stanca, stanca come non sono mai stata in vita mia. Sonia, Sonia, io sono qui. E sono pronto a occuparmi del cantiere e di tutto il resto. Per me sarebbe un gran sollievo. Ma perché non vai subito da Alberto così gli parli? Lui ha bisogno di tutto l'aiuto che possiamo dargli. Dimorando adesso, ti stendo. Prendi questo, partiamo. E faccio il doppio salto mortale, vero? Doppio salto con colpo della morte. Te, Game Over, ti sei distratto. Ma non vale, tu giochi sport. Io gioco, tu non so che fai. Azzurra, vuoi rimanere a cena? Ho preparato una crema di cioccolato da leccarsi i baffi. Uffa, questa è mamma. Sì, signora, la faccio scendere subito. Sempre sul più bello. Azzurra, tua madre, devi scendere. Senti, io faccio dei dolci buonissimi, gli assaggiatori mi servono, perciò l'invito è sempre valido. Grazie mille, signora Poggi, la prossima volta chiedo prima a mamma. Nico, ma tu domani vieni a scuola, no? Eh certo, già sono arrivate le vacanze di Pasqua. Poi c'è un gioco del mio paese che ti voglio insegnare, là, di sicuro non mi batti. Io sono l'arma segreta, ricordati. Nico, dal momento che dobbiamo uscire ti vuoi mettere il cappotto così accompagniamo la tua amichetta? Noi stiamo uscendo. Io devo portare da mangiare a Omero, pensavo che ti faceva piacere venire con me. Ragazzi, siamo sicuri del posto è questo? Non me lo chiedi un'altra volta, c'è lo scritto sul bigliettino della visita che mi ha dato Luca. Questi sembrano il tamburo di San Paolo, tengo la televisione accesa. Sentite, a me questo posto non mi convince proprio, eh? Dai, libero, ancora non abbiamo visto niente. Perfetto. Caffè, io ho l'impressione che questo sia un posto equivoco. Naturalmente questi di equivoci già ce ne sono state abbastanza. Sì, queste gente come noi sono altre usate. Questi qua fanno il carnevale posticipato. Ma vi parlate sempre, io voglio andare a ballare, mi ho scocciato. Uffa! Ah, ho capito, vi siete messi tutti quanti d'accordo per farmi uno scherzo. Che scherzo, questa qua, ma questa qua è la realtà del terzo millennio, figlio mio. Comunque poi arriva, poi arriva, eh. Tu calma di infatti, perché già sei esaurito, capito?
Non sapevo io, scusa, c'è scritto sul bigliettino che mi ha dato Luca. Musica, se guarda. E poi diceva che facevano solo musica lenta. Oh, io come musica, sì, hanno certo spiegato. Musica a caso, il proprietario decide lui come gli va stasera dal cubano. Scusate se vi interrompo, io mi sarei deciso. Ah, allora si mano la situazione, senti. Io in questo posto non ci resisto un minuto di più. Devo andare via subito. Stavo rimettendo a posto le mie cose e ho trovato questo. Pensato che poteva esserti utile. Tecniche di autoguarigione. È basato sulla consapevolezza che noi abbiamo nel nostro corpo. Cioè, praticamente tu devi convogliare tutte le energie verso la parte malata. Allora, non vorrei deluderti, ma lo sto già facendo. E non sai quanto. Sì, ma queste le subisci passivamente. La fisioterapia non funziona così. Ti devi impegnare con tutte le tue forze, come una maratona. Che gli ultimi metri sono quelli più difficili e ci vuole l'aiuto di tutti. Non è così? Devo dire che Sonia sta già facendo moltissimo per te e per la nostra famiglia. Ma adesso ci sono anch'io e sono pronto a fare qualsiasi cosa. Me ne sono accorto. Io voglio tornare a occuparmi del cantiere e se c'è bisogno anche dell'impresa. Mm. A questo punto è necessario che... La delega che io ho firmato a Sonia, giusto? Quindi... A forza di stare a letto, lontano da tutto e da tutti, ho sviluppato una certa immaginazione, come vedi. Ma che cos'è questo tono? Io voglio solo aiutarti. D'accordo. Allora stai lontano dalla mia vista, hai capito? Sparisci. E dipende di questo da ipocrita che non sei. Alberto, ma che stai dicendo? La mia malattia sei tu. Tu con i tuoi sporchi giochi che hanno solo lo scopo di mettermi fuori gioco. Ale, mettitelo in testa una volta e per tutte che le imprese sono soltanto mie. Io e Sonia non abbiamo bisogno del tuo aiuto, hai capito? E adesso per cortesia sparisci. Sparisci! Libero! Ma ti rimanga la curiosità della molla della vita, figlio mio. Ti pare che io me ne vado così a bocca asciutta su due piedi. Tu sei scelto. Questa è una situazione decorosa e tu dovresti prendere una posizione. Ricordati che ci sono due signore. Io la posizione l'ho presa di largo per il E prendila dalla mia parte questa posizione. Non ti preoccupare, è libero, non c'è problema, sai, io e Teresa mica ci scandalizziamo. No, magari facciamo una serata in un locale più tranquillo un'altra volta. Senta, guardi che se lo capite io vado all'ufficio di immigrazione, capito? Se non siamo qui per essere importunati da sconosciuti. Qui, ma tu la conosci, è Napoli sotterranea, questo ti dà un pugno in testa e ci fa fare un giro là sotto. Stai zitto, parlo io, sono international lì. Interpretato. No. Ah, Enchantau, come si fa? Sono Raffaele Giordanao, Raffaelinho per los amigos, come va? E io sono Ritigna, la moglie, piacere Giordano. Cominciamo, Non mi tocchi, per favore, la finisca, lei non sa chi sono io. Signorina, la finisca. Signorina? Tentati di essere più diplomatica, figlia mia. Io faccio finta di divertirmi. Ti faccio vedere a casa come sono diplomatica. Stai zitto intanto. Che freddo che faceva, eh? E se proviamo a cercare anche sulla spiaggia? Sulla spiaggia con questa umidità? Dico, mi dispiace, ma tu l'hai visto, l'abbiamo cercato dappertutto. Omero non c'è. Allora, com'è andata? Gli è piaciuta la cena, Omero? Non l'abbiamo trovato. Ma forse non abbiamo cercato bene. Scusa, abbiamo cercato nel cortile, abbiamo cercato sulla torre. Dovevamo solo cercarlo a casa degli zii, ma stasera non ci sono. Forse ha paura di te. Di papà. Ma dai! Ma quello non è stupido, sai, Omero, l'avrà capito benissimo che io stavo un po' nervoso. E poi, non ho capito, noi gli portiamo la cena e lui si va a nascondere. Ma allora dove è andato? E si sarà andato a fare un giro con gli amici, magari fare quattro chiacchiere, e si starà pure divertendo. Sei sicuro? Certo che ne sono sicuro. Ma secondo te ce l'ha una fidanzata? E chi lo sa, è possibile. Magari anche una che sa cucinare e stasera gli ha preparato una bella cenetta. Vedrai che tornerà presto. Speriamo. Io non pensavo che fosse così difficile aiutarlo. Ti giuro, mi sembrava un pazzo. Lo so, Ale, lo so. Prima se ne sta lì, tutto tranquillo, e poi dopo basta un niente, una parola sbagliata, un gesto, e salta su come una furia. Mi chiedo come hai fatto. Lo devi veramente amare molto. No, Ale, semplicemente ho imparato a capirlo. Alberto ha una gran paura di essere messo da parte.
E ora poi si sente un uomo finito. Ma io non voglio mettere da parte proprio nessuno. Sonia, per me non è cambiato niente. Quello che è suo rimane suo. Vale, ma io lo so che tu sei in buona fede. E che Alberto è molto provato. Anche la fisioterapia ora, per esempio. Per lui è una sfida e ha paura di perderla. No, l'unico metodo per eliminare tutti questi equivoci è che io gli debba parlare di nuovo. No, Ale, non è proprio il momento. Lasciagli prima sbollire la rabbia e poi dopo sarà più facile. E poi, Alessandro, questo non è un momento facile neanche per te. Cristina ti manca da morire, ti si legge negli occhi e nel cuore. Grazie, Sonia. Però adesso voglio solo chiarire questa storia con Alberto. Io sono vittima del sangue, va bene. Avevo detto che il cocktail mi piaceva, se ne è fatti tre. Ma pensate alle cose serie, avete visto lì come sta? Senti, ma sei seduto, non si è preso niente. Anche duro la polpolite si può prendere. Mamma mia, pensare che sembra così timido. No, no, quello è compresso. Ora si è lasciato andare, ora glielo diviamo se si è preso qualcosa. Libero, che pietra questa, appendola. Rita, adesso venite che è bellissimo, non sapete che vi perdete. Rita, venite a questo, guarda. Vai, volevi ballare. Vai, vai. Ma non lo so se so ballare a questi balli. Buttatevi, che divertente. Mi ha fatto passare la fame quel disgraziato. Gli si legge in faccia la voglia che ha di farmi fuori. Anch'io ho sperato fino all'ultimo che non fosse così. Ma Alberto Palladini non ha nessuna intenzione di arrendersi. Sonia, io voglio reagire con tutta la forza che ho. Bravo Alberto, è così che devi fare. Anzi, sai che c'è di nuovo? Il primo passo da fare è riprendere il controllo di tutto e poi dare un taglio netto alla morfina. Bene Alberto, però piano, eh? Hai sentito quello che ha detto il medico? È importante che il passaggio sia graduale. Io non sono un drogato e quindi se decido di smettere, smetto. Hai tanta di quella forza d'animo. Ce la farai, io ne sono sicura. Ok, io adesso devo scappare perché c'è l'avvocato che ti sostituisce che mi aspetta, eh? Vai, vai pure, non mi serve niente. Allora, facciamo così, eh? Io ti preparo una dose. Non ne avrai bisogno, sono sicura, però così anch'io sto più tranquilla, eh? Mi lascia perdere, ho detto che ho chiuso con quella roba. Va bene, se fanno la tapperi tanto meglio. Io adesso devo proprio scappare. Ciao, amore mio. Faccio vedere, non lo faccio vedere. Vita, ci vediamo dopo. Io mi sto facendo una grande cultura. Ah, grazie. Teresa, scusa se diciamo ho ballato in quel modo, ma non era brutale. Ma sei bravissimo. Grazie. Per me era tutto nuovo, diciamo che è un improvvisato. Pure io. Comunque è stata una serata incredibile, non mi sono mai divertita tanto. La più bella della mia vita, anche più di quando ho fatto il presidente di seggio. Perché ti sei anche occupato di politica. Beh, in un certo senso sì. La mia sezione è stata la prima sezione scrutinata d'Italia. Lo spoglio delle schede effettuato in un tempo record, un miracolo elettorale.
sei proprio un uomo pieno di risorse, fai delle cose impensabili. No, solo ora riuscirei a fare qualsiasi cosa perché... perché ci sei tu qui vicino a me. Quando penso che Omero se n'è andato via per colpa mia, io mi vergogno di esistere. E non essere pessimista, avrei avuto voglia di farsi un giro. Ma quando mai, Giulia? Quello si è portato via tutto. Se ne sarà andato pensando, mo me ne vado in un posto dove non mi trattano come un delinquente. Senti, Renato, smettila di tormentarti e stammi a sentire, perché io giù al centro di gente come Omero ne ho vista tante. Sono nomadi per definizione, per questo si chiamano homeless, senza casa. Per alcuni di loro spostarsi è una scelta di vita, raccattano quelle quattro cose che hanno e via. Ma quella all'attore ci stava benissimo. Rita e Raffaele lo trattavano con i guanti. Se non fossi arrivato io... Per questo ti voglio bene, perché è importante rimettersi in discussione. Ma stai tranquillo, per Omero se la caverà. Forse hai ragione tu, va? Quelle persone hanno anche una forza vitale che noi nemmeno ci immaginiamo. Speriamo che anche i compagni di Nico capiscano che hanno sbagliato, perché altrimenti... Altrimenti faranno gli errori che ho fatto io. Meno male che ci sei tu, va? Beh, però Nico una compagnetta in gamba l'ha già trovata. Meglio così, perché il futuro è loro, dei bambini. E speriamo che sia veramente un futuro migliore. Volevo darti una cosa in ricordo della magnifica serata. E come hai fatto? Erano sulla poltroncina, ho pensato che ne avessi dimenticato qualcuno. Ti prego, per esaccio. Sì, grazie. Dunque, adesso che con la danza cubana un po' ce la caviamo, che ne diresti di ripetere la serata? Sai, anche Raffaele può tornare. Non lo so, potremmo tornare solo noi due. No, e che di sera? Oppure di giorno. Potremmo fare un cinema pomeridiano, che so, una passeggiata in villa, un brunch. La colazione. Ah... No, guarda, è meglio se ci sentiamo per telefono, perché vedi, io devo parlare con la signora. Certo, capisco. Il numero di telefono è sull'elenco, giusto? Sì, è sull'elenco. Comunque, grazie per il telefono. Ma figurati, di tutto cuore. Bene, buonanotte, Vittorio. Buonanotte. Posso stringerti la mano? Oh, ci mancherebbe. Che solamente sia la mia. Che stai facendo? Basta, dai. Oddio. Basta. Ancora un attimo, dai. Ma tu non ti stanchi mai? Eppure, in questi ultimi tempi, non mi sono tirato indietro. Allora le cose girano bene, il mio desiderio ne risente. Ho una proposta da farti. Guarda, se è una proposta di matrimonio, io una moglie ce l'ho avuta. Mi è bastata. E poi mi piace pensare... che tu non sei soltanto mia. No, non preoccuparti. Già ho trovato un ottimo partito. Ogni tanto mi sembra che tu ci creda veramente. Sonia, tu lo sai di chi stiamo parlando, sì? Non ti fare illusioni, Alberto non cambia. Tu chiedimi di distruggerlo, io lo faccio subito. Quanta fretta. Il limone va spremuto fino all'ultima goccia. E se non si fa spremere il limone? Tu fino a che punto sei disposta a forzare la mano? Non ne abbiamo già parlato. Se c'è una cosa che mi unisce a te, è la voglia di soldi e tutto il resto. E la voglia di distruggere Alberto Palladini, quella quanto ci unisce.